Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di infliggere danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo. Ora, questa sfida potrebbe sembrare apparentemente difficile da completare. Potete farla in qualsiasi modalità, anche rissa a squadre, è indifferente. Il mio consiglio è quello di atterrare praticamente a Borgo Bislacco, perché di solito atterrano sempre là e lì troverete un distributore di carburante. Anche a Gatto Grill va bene. Questa sfida dovrebbe, diciamo, essere valida anche per i nemici, quindi sia i bot ovviamente che i, diciamo, i personaggi non giocanti, cioè quelli controllati dal computer, tipo gli scagnozzi di Doom. E quindi quello che dovete fare praticamente è di fare danno, quindi non uccidere. Basta fare danno con le taniche di benzina o il distributore. Quindi quello che c'è da fare è questo: atterrate nei pressi di un distributore di benzina e prendetevi un'arma. Appena un giocatore si avvicina alla vostra zona, non dovete far altro che sparare qui in modo da causare l'esplosione e quindi provocate danno. Se poi siete fortunati e trovate delle taniche di benzina, potete portarvele dietro e quindi, diciamo, lanciarle e sparare. In questo modo le fiamme provocano danni. In quel caso là potete farlo anche in rissa a squadre molto facilmente. In questo caso qui invece dovete essere fortunati. Qui c'è già qualche giocatore, vedete? Se si avvicinano, vi basterà sparare a questa, diciamo, a questo distributore per farlo esplodere. Di conseguenza esplodono tutti in successione e quindi avete maggiore probabilità di recare danno ai giocatori avversari, ecco, come nel mio caso. Quindi, diciamo, l'esplosione è abbastanza violenta e non serve trovarsi lì, ma anche nei paraggi l'esplosione può prendervi anche da questa distanza, quindi avete doppia possibilità: o in questo modo qui, o prendendovi le taniche di benzina, lanciandole e colpendo gli avversari con le taniche di benzina. Quindi in quel caso, diciamo, vi consiglio di giocare in rissa a squadre, perché in quel modo là ve ne portate dietro un paio, vi portate dietro una pistola e così facendo, quando magari vedete che ci sono tanti nemici, ecco, la tanica di benzina nei paraggi, allora voi lanciate la tanica di benzina in questo modo, cambiate arma e sparate. Quindi questa è la sfida.